Ragazze e ragazzi, nuovo video. Nel video di oggi faremo un altro video haul di make up, ma gigantesco. Non so come ho fatto ad accumulare così tanti nuovi prodotti. C'è da dire che stanno uscendo molti prodotti interessanti e ovviamente io li devo acquistare perché li voglio provare, voglio farvi sapere se ne vale la pena oppure no. Inoltre in questo video vi farò vedere prima tutti i prodotti che ho comprato io e poi a fine video vi faccio vedere alcuni prodotti che mi sono stati inviati dalle aziende. Poi nei commenti, se avete voglia, mi fate sapere qual è il prodotto, quali sono i prodotti che volete più vedere in azione, se volete vedere un try on haul, diciamo, tutti insieme, se volete vedere un test su strada su un prodotto singolo. Insomma, cercate di aiutarmi perché i prodotti sono tanti e quindi ho bisogno del vostro aiuto. Se avete voglia, mi farebbe un sacco piacere, se non siete ancora iscritti al canale, di iscrivervi al canale e di lasciare un mi piace. So che i video di questa settimana sono stati visti pochissimo, molto probabilmente perché sono make-up tutorial, il messaggio è arrivato forte e chiaro, i miei make-up tutorial non mi interessano, vabbè. Mi metterò l'anima in pace sui make-up tutorial, nonostante mi piacciono tantissimo, però se avete voglia di lasciare un mi piace a questo video, se questi video vi piacciono, i mi piace sono l'unico modo per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube, quindi se volete aiutarmi schiacciate il mi piace. Comunque, senza perderci in chiacchiere, io iniziamo perché ragazzi ho quasi paura che dovrò dividere questo video in due parti. Ora vediamo. Ok, iniziamo con un prodotto bomba che, se ragazzi funziona, potrebbe essere la rivoluzione. Non ho ancora sentito nessuno parlare in Italia di questo prodotto, penso che sia nuovo ed è questo prodotto della Velour. Si chiama Velour Lash & Go Eyeliner più Lash Adhesive Hybrid, e quindi è proprio un prodotto, questo qui è proprio un prodotto ibrido, è un prodotto ibrido tra un eyeliner e una colla per ciglia finte. No, ditemi se questo non sembra la rivoluzione. Praticamente questo qui è il prodotto e come vedete è proprio un eyeliner, e in realtà è proprio un eyeliner nero perché ho visto dei video tutorial ed è un eyeliner proprio nero e poi tac, vi attaccate le ciglia e via. Adesso io non so se questo funziona oppure no, ma se funziona questo potrebbe essere la rivoluzione per le ciglia finte, perché con la colla quella lì normale per le ciglia finte il problema è che quando l'applicate poi dovete aspettare 2-3 minuti che diventi un po' che si asciughi, magari aspettate troppo e poi è troppo secca, magari aspettate poco ed è ancora troppo liquida e quindi le ciglia finte non si attaccano. Inoltre la colla duo, nonostante sia nera, in realtà poi sull'occhio diventa grigia e quindi comunque bisogna passare un eyeliner nero per andare a coprire, diciamo, la linea, diciamo, delle ciglia finte. Se questo prodotto funziona, ragazzi, la rivoluzione per le ciglia finte. Mi sono buttata un po' sulle ciglia finte in questo periodo, devo essere onesta, però wow, sono troppo esaltata. A proposito di ciglia finte, ho preso delle ciglia finte super naturali. Queste qui sono del brand Lindy Lashes e sono le Miami Light, che sono quelle più naturali, perché ci sono le Miami e poi ci sono le Miami Light che sono appunto naturali. La cosa che fa più ridere di queste ciglia finte è che, ragazzi, qui queste ciglia finte dietro c'è scritto An Everyday Natural Lash. Everyday Natural Lash, se per voi questo, cioè magari per qualcuna di voi questo potrebbe essere Everyday Natural Lash, ma per i miei, diciamo, standard, queste mi sembrano belle intense. Secondo me mi saranno malissimo, non lo so, ho quasi paura. Comunque queste qui, appunto, An Everyday Natural Lash, e c'è scritto che un paio di queste, se trattate bene, si possono utilizzare per 15 volte. Cioè, veramente, se è così, top. Di solito utilizzo quelle dell'Ardell di ciglia finte, che sono molto più economiche rispetto a queste. Io compro il pacco, questo qui, scusate, un po' così, perché lo sto utilizzando in questo periodo. Appunto, io uso quelle dell'Ardell e di solito quelle dell'Ardell riesco ad utilizzarle fino a 3 usi. Quindi se le uso 3 volte, poi le devo buttare. Quindi 3 usi non è male per, appunto, il costo delle Ardell. Poi ho fatto la scorta del mio acido ialuronico, questo qui The Ordinary acido ialuronico 2% più vitamina B5, ma se ormai siete qui sul canale sapete quanto amo questo prodotto e non posso rimanere senza, perché in quarantena ero rimasta senza, alla fine ho ordinato 150 bottiglie. Poi ho preso questi
razor, questi rasoi, diciamo, facciali per andare a togliere i peletti questi qui. Allora, io non so se avete visto online, ma tipo anche persone famose tipo Jaclyn Hill, ma anche Jamie di Jamie Page, hanno fatto, mi sa, dei video dove facevano vedere come utilizzare questi rasoi e dicono che è la rivoluzione, che non gli crescono i peli più folti dopo che se li tolgono, ma semplicemente il make-up si applica in maniera migliore, quindi le polveri, tutto si sfuma, perché ovviamente non c'è i pelini biondi piccolini che ci sono. Ora, io non li ho ancora mai provati, vi faccio sapere e vi aggiorno sulla situazione, spero di non tagliarmi la faccia, però ho preso questi qui di Sephora perché appunto erano un ottimo prezzo per la qualità, o almeno le recensioni dicevano che erano buoni, poi non lo so, insomma. Ok, sto cercando di andare ad una velocità abbastanza veloce, così da non far diventare appunto il video super lungo. Dal brand NYX ho comprato degli eyeliner colorati. Se avete visto il tutorial del trucco lilla, ho utilizzato appunto questo qui, che è il colore Sugar Rush. Questi qua si chiamano Vivid Bright Cream Color, quindi sono appunto degli ombretti in crema, che in realtà secondo me sono proprio degli eyeliner, e appunto io l'ho preso nel colore Sugar Rush e nel colore Love Overdose. Sugar Rush è un colore lilla, mentre Love Overdose è un bright pink, un fucsia, insomma. E sapete che sono in fissa con i colori dell'ultimo periodo, nonostante adesso c'ho uno smokey eyes marroncino che è proprio nel mio stile, però lo sapete che sono in fissa con questi colori, insomma, un po' più accesi, un po' più pastello, e questi della NYX sono un ottimo compromesso tra qualità e prezzo, perché non costano tantissimo e performano bene, anche perché questo qui l'ho tenuto tutto il giorno. Quando ho fatto il tutorial lilla, ho tenuto il trucco tutto il giorno e a fine serata era ancora perfetto. Questo qui, leggermente, se lo mettete su tutta la palpebra, una volta io l'ho utilizzato su tutta la palpebra, macchia un pochino la palpebra, quindi dovete un po' toglierlo, però sono veramente ottimi. E sempre per quanto riguarda prodotti colorati, ho comprato un eyeliner giallo. Allora, io ve l'ho detto che la quarantena mi sta facendo uscire pazzo, cioè cosa mi compro l'eyeliner giallo? Non si sa, ma volevo ricreare il tutorial che ho creato, vi metto qui, dove ho fatto questa sorta di trucco arcobaleno. Se non l'avete visto, vi consiglierei poi dopo questo video di andarlo a vedere, perché secondo me, cioè se, non voglio farmi complimenti da sola, ma secondo me è stato un bel tutorial. Non lo so, vabbè, voi siete i giudici, ovviamente siete voi i giudici dei tutorial, magari qualcuno lo vede e pensa che fa cacare, però a me il risultato finale è piaciuto. Però non avevo un eyeliner giallo, e quindi quando ho ordinato questi due ho pensato anche di ordinare un eyeliner giallo. Questi qui della NYX sono fantastici, ma in realtà se... vedete, super giallo, ma in realtà se seguite un po' i NYX, diciamo, awards, credo che si chiamino, ma esistono ancora? Credo di sì. Comunque, se seguite quelli, vedete che appunto NYX ha un sacco di colori super colorati, pastellosi, colori super bright, quindi se vi piacciono i colori controllerei la NYX, perché appunto un brand che non costa tantissimo, anche se in realtà negli ultimi anni ha sicuramente aumentato il price point, però la qualità è comunque buona. Ovviamente non per tutti i prodotti, perché non ho provato tutti i prodotti della NYX. Poi, Jacobs è uscito con delle novità spaziali. Molto probabilmente mi comprerò anche la palette, perché la palette mi chiama, della nuova collezione, ma questo qui è un altro prodotto stile, questo qui della Velour Lashes, ovvero cose epiche, novità epiche e cose innovative. Questo qui è un prodotto della Marc Jacobs per le sopracciglia ed è praticamente un duo. Da un lato avete la matita per le sopracciglia, mentre dall'altro abbiamo il fissatore per le sopracciglia. Fatemi sapere se volete provare questo prodotto, se volete che io provi questo prodotto con voi, vi faccio sapere la mia opinione. So che in Italia non è ancora uscito, ma onestamente ho visto che tipo ieri sono uscite già
il mascara, le matite nuove e la palette, quindi secondo me questo uscirà. E la cosa fighissima di questo prodotto è che nel packaging ti danno un refill della matita delle sopracciglia, quindi quando finite la matita per le sopracciglia, tac, avete già il refill nella confezione. Fatemi sapere se volete vedere un video dove provo questo prodotto, spero che la mia estetista apra a breve, ti prego signore, perché le mie sopracciglia sono wild, cioè ormai ragazzi è da febbraio che io non tocco le mie sopracciglia, cioè ormai sono arrivata ad un livello che l'era crazy. Inoltre Sephora, con tutto l'ordine che ho fatto, mi ha anche dato la possibilità di provare il nuovo mascara di Marc Jacobs. Ovviamente questo qui è nella taglia deluxe size, ma onestamente la taglia deluxe mi basta e avanza, quindi vi farò sapere anche su questo mascara. Voi sapete che il Velvet Noir è il mio mascara preferito della vita, se dovessi scegliere solo un mascara per il resto della mia vita sarebbe quello, però voglio assolutamente provare anche questo della Marc Jacobs, perché come vedete la Marc Jacobs mi piace e quindi sono fiduciosa su questo mascara, spero che non mi deluda. Poi vi voglio parlare velocemente di smalti in caso vi interessasse la cosa, vabbè ora non c'ho niente, quindi dici cosa mi parli di smalti, ma mi sono addentrata nel mondo degli smalti appunto perché qui la quarantena sta durando 150 anni, ho comprato un po' di smalti, ho comprato 3 smalti del brand di Kathleen Light è appunto una youtuber e ha questo brand di smalti, li ho voluti provare nonostante io abbia pagato la dogana, nonostante abbia pagato anche le spese di spedizione e non erano assolutamente economiche, però online ho sempre sentito parlare benissimo di questi smalti, quindi ho detto vabbè proviamoli, vediamo e vi faccio sapere. Ho provato questi due colori e onestamente non sono per niente impressionata, non sono per niente stupita da questi prodotti, anzi ci sono rimasta abbastanza male. C'è da dire che li ho provati sempre con la base della Essie e il top coat gel della Essie. Ora, io non so se questi prodotti magari non funzionano con questi prodotti, li tengo aggiornati, ma per ora ogni volta quando ho provato questi qua, per ora ho provato solo questo qui rosso e questo qui tipo viola, ogni volta che li ho provati, dopo 2 giorni letteralmente mi si staccava tutto lo smalto dall'unghia, cosa che è inaccettabile perché cioè io non ho voglia di farmi e di mettermi lo smalto tutti i giorni, anche perché non c'ho tempo, quindi vi aggiornerò, proverò a fare altre combo, ma per ora con la combo Essie non mi è piaciuta, cosa stranissima ragazzi, perché questa combo invece di 3 prodotti Essie assieme è la bomba, mi è durato lo smalto a me, Francesca, che non mi dura niente, cioè ma mai niente, questo qui è stato un consiglio di una di voi, quindi grazie a te se stai guardando questo video, ti voglio ringraziare, ma appunto lo smalto mi è durato 10 giorni ed era perfetto e appunto ho utilizzato la base, questa qui Here to Stay della Essie, poi ho utilizzato questo qui che è il colore lilla che insomma avete visto nell'ultimo video, non so il nome dello smalto perché non c'è, però il colore lilla, e poi questo qui che è il top coat gel, ragazzi sto top coat insieme a questo smalto mi fa durare lo smalto all'infinito, super super consigliato, so che un sacco di voi su Instagram avete comprato questa combo e aggiornatemi perché mi avete inviato le foto su Instagram, quindi ricordatevi di aggiornarmi quando provate i prodotti perché voglio sapere le vostre opinioni, voglio sapere come vi trovate ovviamente e mi fa piacere appunto sapere se vi trovate bene con un prodotto che consiglio, ma c'è da dire che questi prodotti sono stati consigliati da una di voi, quindi grazie alla ragazza che ci ha consigliato a tutti noi questi prodotti per le unghie. E poi ultima cosa che ho comprato, c'è un altro prodotto che ho comprato, vi parlo subito, ma è questa mini palette di Norvina, se non avete visto il video ve lo lascio qui, ma ho fatto un tutorial con questa palette, l'abbiamo provata per la prima volta assieme, devo essere onesta, ci sono rimasta stupita,
in maniera positiva. A parte, vabbè, il packaging è bellissimo, mi piace un sacco questo colore. Sto cercando di convincere Jay a dipingere la porta di casa nostra da bianco a questo colore, perché secondo me sarebbe fighissimo con la nostra casina. Comunque non lo so se succederà. Comunque, a parte questo, questa qui è la palette, e la palette all'interno è super super colorata. Se volete vedere appunto il tutorial che ho creato un tutorial fucsia super acceso, lo trovate appunto qui sul canale, credo che sia lo scorso video, e qui vi metto gli swatch in sovraimpressione. A me sta piacendo tanto come palettina, ripeto, l'ho pagata anche qui in sconto, perché l'ho pagata solo $20, un po' come il brand di Kat Von D, anche il brand di Norvina viene scontato sempre, cioè io non compro mai e non comprerò mai nulla del brand Norvina a prezzo pieno, perché ogni mese poi viene tutto scontato al 50-70%, quindi anche questa alla fine l'ho solo pagata $20, che è veramente poco per una palettina, e ci sta avere dei colori. Un prodotto che non mi è arrivato, ma che vi aggiornerò e vi farò sapere, penso che mi arriverà nei prossimi giorni, è il, vi metto la foto qui, il fondotinta in polvere della Shiseido. Sapete che ho provato il fondotinta in polvere della Make Up For Ever, che però non mi è piaciuto, non mi piaceva tanto quanto della Cover FX, quindi sono alla ricerca appunto di un nuovo fondotinta in polvere, e visto che la linea Shiseido, credo che si chiami Synchro, ha sia il fondotinta liquido che il correttore e hanno ottime recensioni, ho pensato di prendere quello in polvere, visto che d'estate preferisco il fondotinta in polvere, essendo che tendo a fare una base più leggera e un trucco più leggero. Voglio assolutamente provarlo e vi aggiornerò e vi farò sapere se ne vale la pena oppure no, quindi su quello vi aggiorno. Ok ragazzi, ci siamo, ho finito, questi qui erano tutti i prodotti che ho acquistato nell'ultimo periodo, questo qui potrebbe essere un video e ne potrei fare un altro, questi qui, quindi questi che avete visto sono tutti i prodotti che ho comprato, mentre questi che vi farò vedere sono prodotti che mi sono stati inviati, si tratta di prodotti che volevate che io provassi, il Look Fantastico sono stati gentilissimi e me li hanno inviati. So che in tantissime volevate sapere la mia opinione su questi prodotti della Vichy, finalmente sono nelle mie mani, inizierò a testarli e vi farò sapere. Questo qui è il Vichy Mineral 89% Mineralizing Water più acido ialuronico, quindi un siero all'acido ialuronico. Credo che questo sia un po' più strong da quello che si dice rispetto a questo qui dell'Ordinary, che è un mio preferito, ma vi terrò aggiornate. E poi qui abbiamo la crema occhi, sempre della stessa linea, c'è appunto un set molto molto conveniente su Look Fantastic, e quindi vi farò sapere e vi terrò aggiornati. Inizierò a testarli perché so che eravate super curiose, inoltre so che Vichy si trova anche in farmacia, quindi se magari non volete comprare online potete anche trovarli in farmacia, ma vi aggiornerò perché sapete che ho bisogno di un po' di tempo per quanto riguarda la skincare. Poi, altro prodotto è il blush in crema della nuova collezione di By Terry. Allora, By Terry è uscita con questa bellissima collezione estiva. Fatemi sapere, voi avete preso le polveri della palette di By Terry? Devo essere onesta, mi ispira tantissimo e sono quasi intenzionata a prenderla. Però ho voluto scegliere di provare prima il blush in crema. Lo sapete che le formulazioni in crema sono le mie preferite, e questo qui sembra bellissimo, anzi sapete come facciamo? Ah! Ero convinta che fosse un dropper, ma è proprio tipo così. Vediamo, fatemi vedere un po' la texture di questo prodotto così live. Ma esce? Ah! Ma perché? Ma perché? Ma mi prendi per il culo? No vabbè ragazzi, io non ci credo, cioè uno aspetta 24 giorni per un ordine, la prima cosa che prende è uno shampoo. Oh! Shampoo. Oh! Ma secondo voi non funziona? Ma magari è vuoto? No. Oh wow, ci abbiamo messo una vita. Comunque questo qui ne ho messo proprio una goccina piccola. Oh mio Dio, no, già.
Sembra una figata, sembra un blush siero, cioè guardate quanto questo blush, non so se si vede dalla mano il finish di questo blush, ma così dallo swatch sembra appunto questa bellissima formulazione in siero, che è una delle mie preferite, soprattutto d'estate. La ragione per cui è perché magari d'estate non volete mettervi il fondotinta, se non vi mettete il fondotinta le formulazioni in crema sono molto più naturali. Vi consiglio di abbandonare le polveri e utilizzare le creme se appunto non utilizzate il fondotinta, perché avete un effetto più naturale nella vita reale. Poi ovviamente se vi piacciono le polveri, non vi piacciono le creme, continuate a utilizzare quello che volete, questo è un mio consiglio. Comunque vi terrò aggiornati. Altro prodotto è questo bronzer, questo qui è il famosissimo bronzer della NARS, che non ci crederete mai, ma non avevo mai provato, e proprio una di voi mi aveva chiesto, se sei qui che guarda questo video, conferma qui nei commenti, ma credo nei commenti o su un messaggio su Instagram, mi aveva chiesto cosa ne pensassi del brand del bronzer Laguna, e le avevo detto che non l'avevo mai provato, e quindi ho deciso di prenderlo per farvi sapere se questo è meglio del mio preferito della Becca, se preferisco questo a quelli della Dior. Insomma, vi tengo aggiornati. Questo qui è il packaging, non so se questo qui è il packaging per l'edizione estiva, ma appunto questo è il bronzer, e comunque vi aggiornerò anche su questo, ma lo proveremo assieme. In realtà questo qui è proprio un prodotto cult, ma non ci crederete mai, io ci sono un sacco di prodotti cult che non ho mai provato. C'è da dire che io sono sempre alla ricerca dei prodotti, diciamo, nuovi, innovativi, magari un po' di nicchia, e quindi questi qui che sono magari mainstream non li ho mai provati per una ragione o per un'altra. Quindi questo qui è un classico, un prodotto classico che un sacco di voi sono sicura che avete già provato, e non vedo l'ora di provare e testare. Poi il prossimo prodotto è questo pennello della Real Technique. Oh mio Dio ragazzi, sono troppo contenta, perché voi sapete che è il mio prodotto preferito per il corpo della vita liberata, anzi ve lo faccio vedere, è il prodotto estate 2020, questo qui è il prodotto di vita liberata, e lo applicavo prima con un pennello della Sigma, e funzionava, non è che non funzionava, era un pennello da fondotinta, visto che non volevo comprare il pennello di Huda, perché sapete insomma cosa ne penso di Huda, ho visto che c'era questo qui della Real Technique, e devo dire che secondo me funzionerà alla grande, è veramente morbido ed è super denso per il corpo. Questo qui è super comodo, perché tipo in 2 secondi in 2 secondi avete fatto, ed è super veloce. Quindi vi aggiornerò quando proverò insieme questi due prodotti e vedremo. Però guardate quanto è carino, no vabbè ragazzi, cioè il pennello più carino che ci sia, ma guardate quanto è cicciottoso. Poi se avete visto il mio se mi seguite su Instagram, se non mi seguite vi metto il mio profilo qui se vi interessa vedere ancora di più la mia faccia e vedere insomma cosa faccio nella mia vita di tutti i giorni, ma quando ho creato il trucco Lilla ho comprato anche un ombretto della Inglot, e proprio quando poi ho ordinato dalla Inglot, in tutte mi avete detto: Franci, è arrivata la Inglot da Look Fantastic, e quindi ho deciso di provare i due prodotti. Il primo prodotto è un cult della Inglot, e in realtà è un prodotto che mi serviva tantissimo, ed è l'Inglot Duraline. Questo qui è un prodotto per far riprendere vita agli eyeliner in crema. Se avete visto il tutorial appunto arcobaleno, lo sapete che ho comprato 5-6 eyeliner della Tarte, i clay pot waterproof, e 3 erano secchi, ma secchi, e quindi voglio vedere se questo può veramente risollevare la situazione, perché ragazzi sono più secchi del deserto del Sahara. Quindi vi aggiornerò, ma in tantissime, quando vi avevo detto che avevo gli eyeliner secchi, mi fate: Franci, la Inglot, devi assolutamente provarlo, e quindi lo proverò. E poi ho preso un pigmento della Inglot, anche qui, questo qui ragazzi, no vabbè, questo qui diventerà il mio ombretto preferito dell'estate, e nella colorazione Amici, credo che si chiami Amici Pure Pigment Eyeshadow, ed è praticamente un ombretto in polvere libera, ma io ragazzi, cioè, non so se
vi posso far capire il colore di questo ombretto. Cioè, guardate il colore, i riflessi di questo ombretto sono assurdi. Cioè, se vi piacciono gli ombretti glitterati, gli ombretti luminosi, l'effetto bagnato sulla palpebra, io direi fate un pensierino su questi ombretti, perché sembrano, cioè, una figata. Ovviamente li proverò e vi terrò aggiornate, però ci sono un sacco di colori e mi sa che se poi mi trovo bene con questo comprerò anche un altro, prenderò anche un altro, perché ce n'era uno bronzo che mi ispirasse tantissimo. Inoltre, visto che Inglot è arrivata a The Look Fantastic, vi piacerebbe che provassi ancora più prodotti della Inglot e vi facessi sapere, diciamo, un po' di più, e facessi una recensione del brand? Non lo so, fatemi sapere nei commenti se la cosa vi potrebbe interessare. Quando avevo fatto, cos'era, un mese fa, il sondaggio su Instagram, mi avevo chiesto se conoscevate la Inglot o se avevate mai comprato dalla Inglot. Ragazzi, in tantissime mi avete scritto che non avete mai provato nulla del brand, cosa che, se io fossi il brand, mi preoccuperei seriamente di questa cosa. Cioè, da dire che la Inglot secondo me serve il mondo, diciamo, dei make-up artist e non delle appassionate come noi per il make-up, però non capisco perché un'azienda voglia togliersi una fetta di mercato così importante, perché alla fine io, che sono appassionata di make-up, compro tantissimo make-up. Compro tanto make up, non dico quanto una make up artist, perché una make up artist molto probabilmente ne compra ancora di più, però questa cosa che un sacco di voi non avete comprato, se fossi il brand io mi preoccuperei. Il prodotto è questo bagno doccia della Molton Brown. Allora, ragazzi, io questo brand l'ho scoperto credo a novembre ed è diventata la droga, soprattutto la profumazione, questa qui, Fairy Pink Pepper. Questo qui è il bagno doccia, ma adesso vi faccio vedere la mia ossessione per questo brand, per questa fragranza, vi faccio vedere, no? Perché secondo me non siete pronte. Oh! Il sapone mani, scusate se è un po' sporco, ma è utilizzato e sta sul mio lavandino. E questo qui è il sapone mani, come vedete, bello amato, e sta quasi finendo. No! E poi ho anche la versione del bagno schiuma in versione travel size, perché quando viaggiavo prima della quarantena, magari avevo dei viaggi di lavoro da fare, ma appunto preferisco avere il mio bagno schiuma, il mio shampoo e questo qui, ragazzi. E il profumo ve lo posso descrivere, è sexy, punto. Questo qui è il profumo sexy energizzante, cioè è buonissimo. Quindi sono troppo troppo contenta che adesso ho di nuovo la taglia grande, perché è tipo l'ossessione. E inoltre ho regalato per Natale ad una mia cara amica un set di questi bagnoschiuma in taglia così, e penso che alcune di voi l'abbiano anche comprato, penso, non mi ricordo, perché mi sembra che l'avevo messo in una lista tipo di regali set di Natale che consigliavo, e lo sta amando tantissimo, ed è anche lei, l'ho praticamente convertita al brand Molton Brown, che appunto credo che sia un brand inglese, perché c'è scritto Molton Brown London. Ora non so se scrivono Molton Brown London e poi sono turchi, però presumo che siano inglesi. E poi, ragazzi, ultimo prodotto, se siete ancora qui, cioè veramente l'Oscar per la fedeltà, ma dulcis in fundus, si dice così. Per ultimo, ragazzi, c'è un prodotto che non vedo l'ora di testare per voi, perché sono troppo troppo curiosa, ed è gigante e non so come farvelo vedere, ma è praticamente un arricciatore per capelli del brand T3. Questo qui si chiama Twirl Convertible ed è praticamente un curling iron con le barrel che sono interchangeable, quindi praticamente quando prendete il set, comprate il set e il set ha varie dimensioni, quindi avete la piastra, questa qui, la base della piastra che è uguale, e poi avete tre grandezze, avete questa qui che penso che sia la più grande, poi c'è questa qui che credo che sia la più piccola, questa qui che credo che sia la più piccola, e poi abbiamo, e poi ce n'è un'altra
che invece è quella lì, diciamo, media. Quindi comunque in base ai vostri capelli, in base alla vostra lunghezza, se vi piacciono le onde un po' più strette, se vi piacciono le beach wave, questo qui potrebbe essere un prodotto fantastico. E infatti vi faccio vedere che qui nella scatola vi metto una clip, ma praticamente qui c'è scritto create the fine curl e poi c'è scritto infinite option, quindi opzioni infinite, e praticamente si può undone wave, polish curl, toss wave. Oh, ma ce ne sono di più di tre. In totale sono 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, quindi in totale ci sono 5 diversi attachment, però io ne ho 3 qui. Vi farò sapere, vi terrò aggiornati su questo prodotto. Se volete lo possiamo provare assieme, l'ho voluto provare perché una youtuber americana ne parla sempre bene e i suoi capelli sono sempre fighi. Ora non so se mi sta mentendo e non so cosa fa i suoi prodotti, non so quali prodotti utilizza, però utilizza questo prodotto e con questo prodotto i suoi capelli sembravano essere fighissimi. Ora non lo so, ripeto, se mi ha fottuto un po'. Niente ragazzi, quindi questo era il mio mega shopping di make up. Ovviamente fatemi sapere nei commenti quali prodotti vi piacerebbe vedere, se vi piacerebbe vedere un prodotto in particolare, un video singolo. Molto probabilmente il giorno in cui pubblico questo video farò anche dei sondaggi su Instagram, magari lo stesso giorno o il giorno dopo, così vi faccio votare su Instagram per capire anche i contenuti che volete vedere, perché alla fine i contenuti che creo sul canale li creo per voi, quindi voglio creare contenuti che vi interessano, perché alla fine se creo contenuti che piacciono a me, ad esempio i make up tutorial, poi nessuno li vede, quindi non ha senso, tutto l'algoritmo di YouTube si sballa, quindi mi serve un sacco sapere il vostro feedback e per me è importante per capire quali diciamo quali contenuti volete vedere in futuro. Comunque ragazzi, spero che questo video un po' chiacchiericcio, chiacchierata con le amiche, vi sia piaciuto. Io vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!